Bentornati ragazzi sul canale di chi inizia a vloggare a mezzogiorno, perché prima è troppo stordito per farlo. Allora, fatta questa premessa, oggi mi sono svegliato alle 10 circa, perché mi dovevo svegliare alle 9 in realtà, solo che non avevo sbatti, ho rimandato la sveglia 2-3 volte, quindi mi sono svegliato alle 10. Dovevo andare in biblioteca, non ci sono andato, però fa parte del vlog, devo dire le cose come stanno. Dovevo andare in biblioteca, non ci sono andato, ci andrò oggi pomeriggio. E oggi dovrei, da programma, studiare macroeconomia, non so se si vede, qui, il 17, dovrei studiare macroeconomia. Non studierò macroeconomia perché la settimana scorsa è stata una settimana abbastanza strana e non mi sono organizzato bene, non ho studiato molto bene bilancio e quindi ho deciso di aggiungere un giorno dove studio bilancio e togliere un giorno a macroeconomia, nella speranza che il 31 all'esame di macroeconomia arrivi comunque pronto. Quindi ricordate nel video dove dicevo, ragazzi, cercate di essere flessibili, perché ovviamente non siamo dei robot, ci sono dei giorni in cui si studia di più, giorni in cui si studia di meno, e quindi bisogna essere bravi a riorganizzare lo studio, il tempo, in modo da comunque arrivare pronti, diciamo, allo stesso livello per tutti gli esami. Come studio bilancio? Allora, bilancio lo studio da queste dispense, che sono delle dispense ben strutturate. Ve li inquadro un attimo bene in modo che possiate capire cosa intendo per appunti organizzati. Questi qua sono appunti ben organizzati, come vedete sono perfetti, nel senso c'è il titolo, ci sono magari sottotitoli, proprio è fatto bene. Quando io dico studiare dalle dispense, vuol dire studiare da appunti fatti bene. Sto tremando tutto con la mano, che sembra che c'ho il Parkinson, però comunque penso che abbiate capito. Altra cosa della quale sicuramente mia madre non ne sarà fiera. Sono abbastanza organizzato ed... No, non ci siamo, non ci siamo. Uso le sedie come armadio, non ci siamo. Però, sì, non sono per nulla bravo ad organizzare la camera, pulirla, metterla a posto. Sono messo davvero male. Non mi giudicate, è la realtà. Senso, io vi dico quello che vivo e quindi arrivo, mi cambio, butto tutto sulla sedia. Questo è vero, questo è quello che c'è. Comunque, visto che tra poco vado a mangiare, perché ormai è mezzogiorno e mezza, e pensavo di iniziare a ripassare intanto quello che ho studiato ieri, in modo che oggi pomeriggio, quando vado in biblioteca, inizio direttamente a studiare la roba nuova. E sì, sono andato in discoteca per la prima volta ieri e devo dire che mi sono trovato davvero bene, perché in questo ambiente, ossia in camera mia, c'ho troppe distrazioni. Ultimamente mi sto rendendo conto che passo più tempo su YouTube, su Instagram, su TikTok, sui vari social, su WhatsApp, eccetera, che sui libri. E quindi non va bene, ormai siamo in sessione ed non ho ancora fatto questo switch mentale del passare da posso permettermi di non fare nulla a devo per forza fare qualcosa. Get up, stretch my legs. Brush my teeth up. Wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up. Wash my face. Throw my clothes on. Start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Dimmi. Arrivo. Sì. Arrivo. Ho quasi finito il ripasso, adesso vado a pranzare. Finito di pranzare devo andare in biblioteca, che mi vedo con un mio amico, studiamo lì insieme e poi stasera lavoro. Una cosa che mi fa proprio ridere è che tipo ho fatto un box domande su Instagram, tra l'altro se non mi seguite, seguitemi, iscrivetevi al canale, che tipo il 60 se non 70% di voi non è iscritto, però non mi piace fare le marchettate, quindi di solito non dico neanche, metto quei cosi là e dico iscrivetevi, mettete like eccetera, quindi comunque in ogni caso mettetelo. E mi viene chiesto, ma dove trovi la voglia di studiare? Come fai ad avere voglia di studiare? Non c'è. Nel senso, secondo voi io con questa faccia qua ho voglia di studiare? No, non ho mai avuto voglia di studiare, mai lavorerò. Magari se mi dite hai voglia di montare un video, di fare un video, sì, perché è un processo creativo dove creo cose e quindi mi piace. Però se devo mettermi a studiare cose non mi diverto, no? Mi fa schifo, ma proprio mi fa schifo. Secondo me difficilmente vi fa più schifo di me, e non esagero. Però allo stesso tempo va fatto. Nel senso, io poi gli ho risposto su Instagram dicendo ragazzi, mio padre, tuo padre, il padre di chiunque, o comunque un familiare, chiunque lavori insomma, si alza la mattina, va a lavorare e non ha voglia di lavorare. Però va fatto, nel senso altrimenti non mangi. E quindi essendo che chi va a lavorare non ha voglia di lavorare,
Perché chi studia dovrebbe aver voglia di studiare? Nel senso, se ce l'hai, tanto di cappello, ma se non ce l'hai, lo fai perché va fatto. Molto semplice. Poi un'altra cosa, l'altra volta mi è stato detto, ma tu non sei normale. Ma cosa vuol dire tu non sei normale? Intanto, la normalità è, diciamo, quello che fanno tutti, ossia normalità, ok. Se la normalità è quello che fanno tutti, però a me non piace ottenere il risultato che ottengono tutti, è normale che non sia normale, perché se io fossi normale otterrei il risultato che ottengono tutti, e se non mi piace questo tipo di risultato non devo essere normale in modo da ottenere un risultato diverso dagli altri. È come rispondere alla domanda, ma perché sei cambiato, non sei più lo stesso. Come dice Shiva, se dovevo rimanere uguale, dimmi perché ho lavorato. Nel senso, stiamo lavorando, stiamo creando il nostro futuro, stiamo facendo cose nella nostra vita per cambiare. Se dovessimo rimanere gli stessi, tanto vale che mi metto a letto, dormo 15 ore al giorno, le altre 5 mangio e quindi non cambio, rimango sempre lo stesso e sono tutti felici e contenti, ma non ha senso. Il cambiamento vuol dire spesso e volentieri progresso, semplicemente che chi vede in te un cambiamento magari è rimasto dove era e quindi, diciamo, adesso si è formato un gap tra te e lui, quindi lui è andato più avanti. Quindi tu sei andato più avanti, lui è rimasto più indietro, e quindi dice, ma sei cambiato, perché magari non vai più a bere la birra con lui il venerdì sera. Non sei cambiato, semplicemente lui non è riuscito a stare al passo coi tempi. Nel mentre vado giù a mangiare, vi dico qual è la cosa bella di fare questi vlog, è che posso dire dei concetti, cose che penso, senza doverci per forza fare un video, perché nella maggior parte dei casi devo sempre riorganizzare le idee, scriverle per poi fare un video che abbia un senso. Invece con i vlog no, arrivo, dico quello che penso, magari in 10 secondi e poi vado avanti con la mia vita, quello che faccio durante il giorno. Però vado a mangiare, che sennò poi giù si arrabbiano. Mangio, poi biblioteca, poi dopo biblioteca lavoro, poi stasera devo montare un video che dovrebbe uscire domani, che ho registrato qualche giorno fa, è quasi pronto e niente. Questo qui potrebbe essere potenzialmente la mia giornata, si potrebbero aggiungere cose, togliere cose, vediamo come va avanti la giornata, ma a grandi linee potrebbe essere questa. Ragazzi, sto andando in biblioteca, siamo carichi, no in realtà no, non ho mica voglia di studiare, però va fatto e quindi we are going to the library, boh, si dice così? Spero di sì. Vamos, giro un po' la telecamera. Allora, di voglia di studiare ce n'è poca, come vi dicevo, però andare in biblioteca mi aiuta, perché più che altro c'ho un amico che studia con me, di conseguenza, e essendo che tipo lui sta di fianco a me, non è che mi distraggo, perché tra virgolette mi sento controllato. Sì, sono tipo i bambini che ho bisogno di essere controllato. E niente, adesso prendo la macchina e andiamo. Voglio far quadrare i conti matematici. Ok, siamo appena arrivati in biblioteca, adesso entriamo e poi iniziamo a studiare. Hai comprato casa qua? Then they put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 to life, all these years gone by. And you never asked why. All you did was pray to God, all you did was wait your time. Now you about to come home. And I'm about to have a child, it's gonna be worthwhile. It's gonna be worthwhile. Remember nights I cried, now we at the finish line. You was only 21 with a son on the run, no. You was living in the jungle. Got charged for a murder and some weed and a gun, no. You was moving like Rumbo.
did your time like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was young though. You ain't never let it break, you stay humble. We see the light at the end of the tunnel. I see the fire and the pain in my mama's eyes. I was just a little boy, I always wonder why. Cause you couldn't help raise me by side. I was taught to speak the truth and never tell a lie. But I know you wasn't capable. Finito di studiare, c'è troppo sole quindi non vedo niente. Fatto sta che mio compagno di merende. E in ogni caso adesso prendo la macchina, vado a casa, mi cambio, poi pizzeria. Cash non è vero amico, vuole catturare soltanto la tua attenzione. Può farti passare dallo, verrà a stare sopra un Range Rover. Se togli questi sogni dimmi cosa resta. Oh tu che cosa ho fatto meritare questo. E mo andiamo a consegnare un po' di pizza. Ecco voi il fattorino più fresco d'Italia. Eccoci qua, abbiamo finito di lavorare, qua c'è la pizza e adesso vamo a casa. Vamos! Ora ragazzi mangio la pizza nel mentre guardo un po' di YouTube e poi dopo devo iniziare a montare il video che deve uscire per forza domani. Mangio, a dopo! Comunque ragazzi pensavo di finire di montare il video oggi, non ce l'ho fatta. In parte perché ho perso tempo, questa è la verità, e quindi mi dispiace, ma lo dovrò montare domani mattina. Sono le... non c'ho neanche il telefono. Vabbè, comunque sono le 2:30, quindi è tardi, vado a dormire. Domani l'obiettivo è svegliarsi per le 9:30, quindi dormo 7 ore. E se mi addormento subito, quindi probabilmente dormo meno di 7 ore. E domani mattina monto il video, che poi cercherò di caricare in giornata. Questo è il punto. Sono un procrastinatore assurdo, faccio schifo, questa è la realtà. Bisogna essere severi con se stessi e la verità è proprio questa, è che non sono abbastanza severo con me stesso. C'ho una to-do list e non la rispetto, devo fare certe cose e non le faccio, perdo tempo. Sono uno di voi? Sì, forse sono anche peggio di voi, però sto canale è fatto anche per questo, per farvi vedere che la vita non è tutta perfetta. Ci sono delle volte dove va tutto bene, fai tutto giusto, delle volte dove non faccio le cose, delle volte dove c'hai dei periodi in cui lavori tantissimo e dei periodi in cui lavori poco. Questo è un po' un periodo strano, nel senso le cose le faccio ma non faccio abbastanza, posso fare nettamente di più. Se dovessi tipo, se fossi una macchina, attualmente sono in terza, sicuramente sto andando più veloce di chi magari è in primo o in seconda. Però allo stesso tempo non sono né in quarta, né in quinta, né in sesta, per niente. E ci sta, sono periodi di transazione che magari ti portano più in alto o più indietro. Spero di andare più in alto. Quindi ragazzi niente, vado a dormire, domani mattina spero 9:30 sveglio, spero, perché se spengo la sveglia sono proprio uno sfigato, detta come va detta. E quindi domani sveglia presto, presto, il giusto 9:30, però valutate che è tardi. E poi monto il video e lo carico. Male, 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 male. E io devo dare pure l'esempio, capito? Questo è il problema. Sono più ritardato di... vabbè, lasciamo stare. Buongiorno a tutti ragazzi, mi sarò svegliato da circa una decina di minuti. Sono le 10:30. Perché se spengo la sveglia sono proprio uno sfigato. Uno sfigato. Adesso vado giù, che devo fare colazione. Poi devo montare il video, che deve uscire alle 2. Quindi devo finire di montare il video, quindi non mi manca molto. Più che altro mi manca da fare copertina, descrizione, quelle cose là. E ho circa 4 ore, non so se si vede l'orario da... aspetta, ce la posso fare? Sì, si dovrebbe vedere. 10:30. Ok, bisogna essere veri. Siamo dalla strada noi, come Rondo da Sosa. Siamo tutti veri, nessuno dice bugie, eccetera. E niente, inizio a preparare la colazione e poi mi metto a montare il video.
Visto provare a fare il vlog? Tutto il latte per terra. Mannaggia a me. Primo consiglio, meglio sapere un po' di tutta la sessione. Ho finito di montare il video, come potete vedere da qui. Si caricherà tra una mezz'oretta e niente, alla fine ce l'ho fatta, devo ancora pranzare, è 1:30, però giriamo il cappellino che così sembra un po' più sobrio e niente, adesso pranzo, poi pomeriggio biblioteca, poi probabilmente stasera palestra, però direi che questo vlog lo possiamo concludere qui, avete un po' visto la mia giornata e tra lavoro, studiare, montare video e cose succedono, perché come avete visto non sono perfetto. Dovevo montarlo ieri sera, alla fine mi sono ridotto stamattina a montarlo. Stamattina potevo studiare, macroeconomia tra l'altro, che ho l'esame il 31 e quindi mi devo già iniziare a preparare. Però sì, diciamo che non è tutto perfetto. Però comunque l'importante è cercare di portare, diciamo, a termine tutte le attività che bisogna fare entro almeno fine settimana. Poi ci sta che qualcosa non riuscite a farla, è normale, però che sia qualcosa e non tutto, insomma. Detto ciò, se non avete ancora messo mi piace al video, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, anche se non lo chiedo quasi mai, e ci vediamo ad un prossimo video. Poesie, sei positivo, sei solido, sei motivato e col cuore puro, non ti portare per niente al mondo.